Al Misticoni Belisario c'è aria di novità, soprattutto in ambito di sicurezza. Si parla di quelli che sono stati i lavori di adeguamento, ma anche di altre novità. Ma noi abbiamo avuto un finanziamento su scuole d'Abruzzo di 250.000 euro che era stata programmata nell'amministrazione provinciale precedente alla mia gestione, e noi abbiamo avuto poi la possibilità di vedere finanziato questo intervento, e dal 2015 in poi abbiamo provveduto a fare il progetto e quindi la cantierizzazione dell'opera. La nostra scuola è una scuola a cui finalmente è stata restituita una parte molto importante, sia la parte dell'aula magna, aula polifunzionale, e sia la parte dei laboratori di stampa e di serigrafia. Da una parte è la parte artistica, e quindi con mostre, eventi, la parte musicale e la parte coreutica con il balletto. È nostra intenzione aprirci anche al territorio, quindi fare in modo che questi spazi siano dati proprio anche alla cittadinanza, nel senso che la scuola potrà organizzare anche degli eventi, magari pomeridiani, che potranno quindi far venire come ospiti spettatori oppure attori, quindi partecipi anche appunto enti, associazioni presenti nel territorio. Noi abbiamo avuto la possibilità di realizzare quest'opera anche perché, oltre ad aver approvato i due bilanci precedenti, il 15 e il 16, ma abbiamo potuto farlo proprio sforando il patto di stabilità nel 2015, che ci ha consentito poi di avviare tutta la progettazione, la programmazione e l'appalto necessario per intervenire nelle scuole.